Siamo di fronte a Poggio Reale. In una settimana si sono suicidati 3 persone. Questa città è silente. Questo palazzo di giustizia è silente. Gli avvocati in silenzio. I familiari in silenzio. Come rompere questa indifferenza che è un proiettile silenzioso che uccide lentamente? I numeri sono consistenti. La nostra regione negli ultimi anni, con 33 morti per suicidio negli ultimi 3 anni, dopo la Lombardia, come si fa a non mettere in campo una campagna di ascolto con figure sociosanitarie? Come si fa a non mettere in campo delle proposte di inclusione sociale? A non sentirsi un po' tutti responsabili, sapendo anche che sono numeri importanti anche i numeri di coloro che escono innocentemente dal carcere. Quando vengono arrestati o vanno dentro, ne parliamo sulle prime pagine. Quando escono innocentemente, non ne parla quasi nessuno. Anni. Bonomi Stefano, 65 anni. Voltolina Stefano, 26 anni. Valentino Carmelo, 53 anni. Un tunisino di 58 anni. Concetti Matteo, 23 anni. È un'occasione propizia per fare echeggiare nelle coscienze di tutti questi nomi che sono volti, questi volti che sono storie. Ed è chiaro che se ci dovessimo limitare solo a descrivere le cifre, sono numeri, ma i numeri ci dicono la strage che è in atto. E ribadisco quello che mi preoccupa in questo momento, mettendo, come si suol dire, l'orecchio a terra e sentire che politica e società civile, cosiddetta società civile, spesso coincidono nel dire dobbiamo gettare la chiave, dobbiamo gettare la spugna. Se dovessimo invece preoccuparci dei volti e dei nomi di queste persone, ci accorgeremmo davvero quanta risorsa umana è a disposizione per il recupero e soprattutto per ristabilire la civiltà nel nostro paese. È necessario riempire di senso il tempo della detenzione, offrendo più attività trattamentali, culturali, lavorative, sportive e ricreative. Le relazioni familiari col volontariato devono essere potenziate anche con l'aumento dei colloqui, delle telefonate e delle videochiamate. Si sottolinea altresì l'assoluta necessità di personale specializzato, psicologi, educatori, psichiatri, pedagogisti, assistenti sociali, mediatori linguistici, che dia ascolto ai detenuti e ne riesca a cogliere le ragioni di intollerabile sofferenza. È necessario un maggior numero di misure alternative alla detenzione, rendendo efficiente ed efficace la giurisdizione di sorveglianza.